Ribenvenuti a tutti, ribenvenuti a tutti. Allora, troppo facile la vittoria su un Como che va sempre rispettato perché alla fine la sua partita l'ha giocata. Manca pochissimo, manca davvero poco alla fine di questa stagione con la Regina. Sono la bellezza di quattro partite. Oggi, se noi andiamo a guardare la classifica, potrebbe arrivare con una sconfitta del Frosinone e Parma non ci interessa perché tanto, no, anche il Parma perché mi sembra, ah no, vengono tre, ne vengono su subito. Ah ok, sì, mi sembra di sì. Sì, dovrebbero essere così. E quindi potremmo arrivare a una matematica promozione in Serie A. Bisognerà vedere, fatemi solo vedere che non mi sbaglio, andare a vedere quello che sto dicendo, diamogli un'occhiata veloce Italia perché non capisco bene come regolamento, vediamo, non mi ricordo mai. Andata ritorno, promozione delle prime due squadre in Serie B vengono promosse automaticamente, la terza squadra promossa verrà scelta con un girone di playoff dalla seconda alla sesta, scusate. Allora attenzione anche al Parma perché siamo sempre vicino allo spettro dei playoff. Quindi andiamo pure a vedere una situazione come si potrebbe creare. Così. Ci sono 12 punti da prendere. Se noi andiamo a calcolare il Frosinone, ci potrebbe ancora raggiungere se noi perdiamo o pareggiamo e lui vince. Attenzione qua. Il Parma ci potrebbe mettere nei playoff, se noi andiamo a perdere, lui vince, arriverebbe a meno 2 punti. Quindi massima attenzione, dobbiamo stare attenti sia a evitare i playoff col Parma al posto suo, o anche un Frosinone, e sia massima attenzione perché potremmo rientrare anche per in piena zona, non che non andiamo neanche ai playoff, perché dalla terza alla sesta, la settima c'ha 52 punti, non ci raggiunge più. Però attenzione a non cadere nel baratro playoff, li vorrei evitare. Allora, detto fatto, ci è arrivata un'offerta, come possiamo andare a vedere dal Benevento, ma noi andremo a evitare, non me ne vogliano quelli del Benevento, che pur sembra tifoseria passionale, io le rispetto tutte, davvero ultras, veterano di 30 anni di curva in maratona a Torino, 83-2013, poi ho smesso per varie circostanze mie, niente di grave. Ragazzi, ci tuffiamo contro il Vicenza che non ha più niente da chiedere, ma massima attenzione, perché lo spettro playoff è sempre dietro l'angolo. Poi chiaramente stopperemo. Wreckfast vi avviso che l'ho mollato, l'ho disinstallato perché mi ha stufato. E arriveranno dei video di gara singola di Gran Turismo, intanto che io preparerò un po' la stagione con la Regina e farò i sorteggi per la terza edizione del campionato del mondo per club a 60 squadre, con partita secca in due griglie da 32 e 32. Io porterò il Napoli e poi si faranno gli 8 gironi andata e ritorno, eccetto la finale. Quindi attenzione perché sarà davvero da seguire. Molto bello, l'ho inventato io, quindi sono contento. Allora, ma questo sarà più avanti, sarà un altro discorso alla fine della stagione con la Regina. Poi chiaramente riprenderemo la corsa in Serie A della Regina, ancora una stagione, e poi vedremo come andrà, se continuare oppure cambiare squadra. Allora, gli facciamo questa maglia qui, loro hanno questa nera e questa rossa solo, allora noi mettiamo questa nera e a loro giochiamo con questa bianca, per forza. Bene. Andiamo a fare lo stadio, partita importantissima, dobbiamo guardare Parma, Frosinone e Venezia, attenzione, abbiamo tre squadre dietro che tallonano. Dunque, abbiamo D'Aprile che è un po' stanco, andiamo a metterci difensore centrale Nuno Lima, Diaz rientra titolare, Mossa, Camporese potrebbe giocarvi benissimo qua, ma io sposto Obi che però non è tanto in forma in questa partita e ci metterei Bennacer. Maggiore che rientra, Ulpi, e abbiamo Nunez pronto a scappellare proprio come non ci fosse un domani lì davanti. Abbiamo Pulisic, attenzione perché se le cose si metteranno, diamo un po' di riposo a Obi, lo mettiamo proprio sotto sotto. Piana oggi titolare, andiamo a farci il nostro solito
la nostra solita contropiede, 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 diamo libertà a Holtby che si può muovere dove vuole lui. Allora, andiamo a vedere solo un attimo destro e sinistro. Sì, ok, potrebbero andare bene così. Questo è importante che lo guardiate. Ok, scognamilo perfetto a sinistra, mossa a sinistra, benissimo. Grazie, andiamo in campo, forza regina e rispetto per il Vicenza, assolutamente. Ed eccoci, siamo allo stadio, scusate, Granillo, che non è proprio così, però insomma, eccoci qua, tutto pronto. Grande partita oggi, grande entusiasmo degli ultra della Regina, sempre in massa, guardate che curva. Ed eccolo qua, il nostro Camporese. Abbiamo attenzione a questo giocatore qui, maglia non bella del Vicenza, e quindi andiamo subito in campo. Andiamo a giocarci con Manin che comincia questa partita forse non decisiva, ma potrebbe essere con la sconfitta di chi sta dietro. Camporese. Diaz. Cambia subito gioco. Per Maggiore che controlla. Lo spostamento verso Mossa. Prova l'1-2. Ragiona Mossa. La palla verso Santander. Santander. Pallone bello per Diaz che la stoppa, la mette lì, si deve girare, ha il problema di scaricare, allora si va indietro, ancora Camporese, attenzione a non farcela prendere qua. Benacer, Benacer, prova, l'1-2 viene messo giù, niente da fare, non fischia il fallo, Maggiore, pallone in mezzo, Mossa, prova ad andare di prima, la ribattuta, Maggiore si fa soffiare la palla, Kenway. Attenzione a Kenway che può avanzare, non ha idee, gira la palla verso Beom. Ancora Beom fermato ottimamente. Allora riprende in mano Benassere il pallone. La palla per Camporese. Il nostro Jolly può giocare dappertutto. Pallone in avanti, attenzione, grande stop di Benassere che poi fa sfilare questo pallone per Santander. Grande sponda per Magni. Il tocco per Holtby che gira questo pallone. La palla di lato, grande azione della regina. E palla fuori. Si ripropone con Falcone, Conway, c'è Nuno Lima che lo contrasta al meglio che può, Holtby, la palla verso Benasser, ancora il tocco in avanti per Camporese, chiama e riceve palla sulla fascia Magnin, si gira, poi sbaglia l'appoggio, gli scappa via il pallone, Jameson raccoglie per il Vicenza, Bonino lancia in avanti, colpo di testa di Nuno Lima, grande libertà qui, Mossa prende il suo posto per ricevere il pallone Maggiore. Arriva, si muovono molto bene i giocatori della regina, attenzione qui però l'errore, Kenway viene ancora affrontato, riesce a recuperare palla e qui c'è calcio di punizione, brutto intervento, arriverà il cartellino giallo, giusto, giusto. Intervento un po' in ritardo da parte di Nuno Lima, eh sì, ci sta. Calcio di punizione per il Vicenza, massima attenzione con Belic. Proverà ad andarlo alzare, a cercare la testa di Hoffer, mette giù, attenzione che si gira, parte questo tiro, pericolosissimo, attenzione a questa persona qua, perché c'ha una velocità come un aspide a girarsi in porta, piana, su quel tiro sarebbe stato battuto, non se lo aspettava neanche, allora Diaz, adesso prova ad andare, accelera. Si ferma, si muove bene, che si allarga Magnin, va a raccogliere, la mette lì per Santander, non ci arriva, anticipato, Kenway, c'è Nuno Lima, Scognamillo, il pallone è girato, adesso da questa parte per Maggiore che può manovrare la palla, il tocco sbagliato, recupera il Vicenza con Bonino, non c'è spazio, allora si va da Cataldi, l'ex della Lazio, Pirola. Ex Inter, l'ho avuto in una master e non è male, è giovane, è un buon centrale difensivo, Holtby, un po' come Buongiorno, la palla in avanti, attenzione, piacerebbe portarlo a Reggio Calabria, Buongiorno però, sarà dura, vedremo, vedremo, Cataldi, ancora il pallone, girato da questa parte, ancora Kanwei,
1-2, prova a avanzare Kawe, viene costretto a rientrare indietro e appoggiare per Reis. Avanza Reis, il lancio per Conway è lungo e allora rimessa dal fondo per Piana che va subito a allargare, quasi un rasoterra suo. Mossa che si muove, 1-2, bellissimo con Maggiore, può andare ancora mossa centralmente per Olby, perde il tempo, vediamo qua cosa succede, riesce a darla allo stesso Santander, ancora Manin contrastato da due, c'è calcio di punizione, fallo dell'uomo chiamato Cavallo visto la sua coda, eh sì, troppo irruenta la doppia marcatura, e attenzione a questo signore qua, parte Olby. Il tiro a giro viene deviato, la palla in calcio d'angolo. Bella la deviazione composta da De Vicenza, mani contro il petto per evitare il calcio di rigore. Pallone adesso per Santander che manova, il tocco è per Olby che prova ad andare, Olby la prova a mettere lì, nessuno che entra di testa, allora Diaz arriva a Maggiore, non c'è spazio per il tiro. Si ricomincia da dietro. Bisogna ragionare, riprendiamo le posizioni, forza ragazzi, la palla in mezzo, ancora Diaz, deve contrastarsi e viene messo giù, un bruttissimo intervento su Diaz, e allora ci sarà calcio di punizione e cartellino. Giusto, arbitraggio, finalmente un arbitraggio equo. È giusto, è inutile che ti lamenti. Ma no, ritiro quello che ho detto, scusate, ma questo non era fallo, ha preso il pallone in pieno, capitano di Vicenza. Quindi scusatemi. Kulusic viene ammonito, Olby dalla bandierina, la va a alzare, a cercare la testa di Camporese che non riesce a entrare. Allora andrà a recupero Nuno Lima. Nuno Lima cambia gioco, bravissimo, dà respiro alla manovra, mossa l'1-2 con Benasser che non riesce ad andare al tiro, è tutto rannicchiato indietro Vicenza, guardate che roba. La palla ancora Maggiore, la muove bene, Maggiore mette in mezzo, no! Debole il colpo di testa di Nunez, di Magni, scusate, Beom, lancio verso Bugnino, il colpo di testa ad appoggiare la palla, arriva Nuno Lima, bravissimo, viene con calma, Diaz, l'1-2 subito, e allora avanza. Andiamo a allargare, male, 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 male questo pallone, male. Jensen. Belic. Lancio in profondità di Belic. Mette giù, alla grande Scognamino. E allora il tocco in mezzo per Holtby. Tiene lì il pallone, può andare Santander, parte. Tiro di Santander! Ma che gol il nostro gigante buono! Un altro gigante buono! Santander! Mamma mia ragazzi, chiaramente dovremmo discutere un po' sull'ingaggio per la Serie A, ma questo chiaramente è da tenere. È un bel giocatore, non è veloce, ma quando ha la palla sa quello che deve fare. Ricordate il gran gol di testa? Qualche partita fa, mamma mia, guardate che controllo, si sposta, destro, destro, tiro, palo, rete, mamma mia ragazzi, gran gol, esplode il granino, 1-0, Regina al 42esimo, Belic, adesso bisognerà solo controllare, lancio di Pirola, il colpo di testa, ancora Diaz, Camporese, può lanciare lungo, la sponda, di testa Magni si addormenta, Pirola, Jameson, attenzione, Delish, ancora Bem, il pallone riportato da questa parte, recupera ancora Diaz, la palla per Olby che la butta avanti così come non ci fosse un domani, finisce qua il primo tempo, 1-0, bel gioco, gran gol del nostro bomber Santander che quando sta bene non c'è nulla da fare, è bravo. Nuno Lima ammonito, ma andiamo pure avanti. Andiamo pure avanti così non andiamo a sprecare chi sta bene in panchina. Vedremo, vedremo dietro cosa succederà. Pirola. Conway. Dovrebbe essere australiano se non sbaglio. La palla adesso in mezzo, girata, sale Olby. Sale Olby, se la sposta, c'è un buco enorme, si sposta, calcia! Mamma
Ragazzi, ma che difesa Vicenza brutta, che buco che ha lasciato, questo perché si sale con i centrali difensivi e non bisogna mai farlo se non è da palla inattiva. Mamma mia ragazzi, guardate che buco che c'era, una prateria. Mamma, furia a cavallo del West qua, la casa è nella prateria. Ciao Nini. Ed è 2-0, ed è 2-0, Belish, Pirola, lancio in avanti, il colpo di testa indietro. Il Vicenza che la regina non perde da un bel po', da quando sono arrivato io, incredibile, non ha più perso, Maggiore, Maggiore, può avanzare, Maggiore, il tocco sotto per Magni. Calcia di gran potenza, ma è molto lento Magnin, eh. Infatti sto pensando di vediamo se ci sarà qualche attaccante o in primavera o che possa farmi anche la seconda punta di movimento, come diceva qualcuno, ancora Santander, Santander, l'appoggio per Magnin, la tiene lì, ancora Santander non ci arriva. Recupera il Vicenza, siamo al 55esimo, 2-0. Attenzione a Deom. Neoma, pallone verso Orguez, fermato ancora Santander, adesso tocca per Magnin, il tocco all'indietro, attenzione, si può girare Magnin, Magnin, la mette lì in mezzo, calcio di punizione qua, è infatti così, brutto fallo. E quindi viene ammonito verbalmente, rivediamolo. Eh sì, gli ha preso con il gancio, piede a gancio, gli ha preso proprio il pallone. Olbi ci vuol provare, ma sarà davvero dura. Parte Olbi, è altissimo. È altissimo. Minchia, c'era quasi 50 metri lì, Madonna. Attenzione a Falcone, che va al rilancio, c'è sempre il nostro centrocampo. La palla che è controllata da Benasser sull'arrivo di Orsi, Beon, Beon, il pallone in mezzo, esce piana, indisturbato, e può ridarla via con le mani. Ancora il tocco centrale, Benasser che controlla, la sponda di Maggiore, bravissimo, 1-2, grande Maggiore, bravo, la palla ancora Santander, ancora Maggiore, attenzione, si ferma, bello qui, la palla verso Mossa, che va subito al cross, pericoloso in aria, colpo di testa, la parata. Falcone, anche lui lo conosco molto bene, qualche master di qualche anno fa l'ho avuto, era giovanissimo, l'ho preso con 16 anni di età, l'ho fatto crescere, è diventato un bel portiere, la palla in avanti, attenzione, tocco lungo, mamma mia ragazzi, che pena, lungo, entra Paso, esce Canquel, non molto contento. Noi andiamo avanti così, 65esimo, non finisce più questa partita, lancio in avanti, il colpo di testa adesso, ancora rincorrere la palla, il pallone adesso dato bene qui dal Vicenza, Reus che può entrare sulla sponda di Beom, il lancio in mezzo di Beom, colpo di testa, la palla rimane lì, la va a raccogliere Maggiore. Bravissimo, pallone a Scognamillo, come giochiamo bene, come è cresciuta questa squadra. Sono arrivato, era un disastro, non aveva nessuno. Il pallone a Camporese, il giro palla. Saranno contenti tutti i tifosi della regina che guardano questa master. Pallone in mezzo, attenzione al colpo di tacco. Santander, un po' indeciso nella conclusione, ma io direi di lasciarlo a riposo, cosa dite? Visto il finale di campionato che ci sarà. Allora, vediamo i cambi. Se io tolgo Santander posso mettere solo Nunez perché Graham non è in forma. Ma noi possiamo mettercelo lo stesso Graham, dai. E togliamo anche qualcun altro, vediamo i terzini. Ok. Niente standing ovation, mossa, mossa non ce n'ha più. Mettiamo Victor Gabriel. Così come Benasser andiamo a mettere Hernani e finisce qui, ecco le sostituzioni. La sponda, entra anche Rake, Magni, il giro all'indietro a chi? A chi? Attenzione qua al pressing costante.
Mamma mia, si fa rubare palla, attenzione, eh. Benasser, entra Hernani. Attenzione a Rake. Colpo di testa, bravissimo. La palla da questa parte, il giro palla, bellissimo di Holby. Guarda che chiama palla dall'altra parte, la riceve. No. Lancio lungo, colpo di testa, pallone all'indietro, attenzione, che Vicenza adesso prova a crederci. Ma qui abbiamo Camporese, mamma mia. Scognamillo sbaglia tutto. Lascia stare, non impostare Scognamillo, lascia stare. A Gabriel, 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 il campo bagnato, molto pesante oggi, pallone girato da Maggiore, insiste nella sua azione Camporese, vediamo se ci sarà movimento che arriva adesso, Santander per Graham, si tiene il pallone lì nelle mani, Gabriel la mette in mezzo, Magni fa la sponda all'indietro, bello che recupero palla qua che stava arrivando. Poi Cataldi, bravo a giocarsela. Bruno Reis, non è Bruno Perez. Tanta roba Bruno Perez. Chissà che fine ha fatto, forse gioca in Brasile, non lo so. Gabriel, pallone messo lì, Camporese. Palla ancora in avanti, ancora Camporese, pallone giocato, guarda dall'altra parte, bravo Magnin. E allora adesso Diaz che contrasta questa palla a Vicenza, Belic, siamo all'88esimo ragazzi, chissà se sarà matematico, boh, giocheremo solo più per il primo posto perché sono soldi, attenzione, quindi non si andrà a saltare nessuna partita al pallone in mezzo ed è calcio là, ci prova Vicenza, onore e merito a loro, non so cosa serve far entrare Castiglio adesso, quindi vabbè. Brocchi saprà cosa deve fare. Pallone in mezzo, attenzione, ancora defilato la palla, messa lì. Il pallone ancora saltano bene di testa. Graham può andare via. Mamma mia, che prateria che c'ha Graham. Che cavalcata, sinistra, destra, sinistra. Parte questo tiro e ci ha provato. Grande Graham. Non dovrebbe essere ancora matematico. Andiamo a vederci i risultati, dobbiamo guardare Parma e Frosinone su tutti e poi anche Vicenza. Risultati, tre giornate alla fine, Venezia vince, attenzione, il derby con Verona 4-1, Ternana pareggia, Palermo pareggia con Modena, Regina vince con Vicenza, il Como un buon punto a Pisa, Sassuolo Perugia 2-2, il Parma vince. Perde il Pescara in casa, incredibile, con l'Ascoli 2-0, Spezia batte il Frosinone e qui ci fa un piacere, anche il Benevento cade, 3-1 col Monza, classifica. Dobbiamo stare attenti, c'è solo 6 punti dal Benevento, quindi massima attenzione, più 5 sul Parma, quindi, e più 7 sul Venezia, quindi io direi che forse no, i playoff, attenzione, potremmo giocare il secondo turno se arriviamo terzi. Regina 67, Parma 62, Benevento 61, Venezia 60 e queste sono quelle che ci possono dare più fastidio. Neanche tanto il Venezia perché ha 7 punti, ce ne sono più 9 da prendere, ma attenzione al Benevento. Frosinone è crollato, 58, quindi non lo so, vedremo. Pescara 55 con lo Spezia, Perugia 52, l'Ascoli 50, gran campionato dei marchigiani, il Sassuolo 47 e via via. Tutte le altre, fanalino di coda al Como. Classifica della Serie A per vedere i tifosi della Juve di questo YouTube, ma non solo di questo canale, se sono entusiasti di vedere la Juve di nuovo scritta nell'albo d'oro come vincitrice dello scudetto. Partita critica, vediamo cosa chiederanno le stesse cose. Mancano poche partite, che aria si respira in casa Regina? Che aria si respira? Andiamo a dare la risposta. Giocheremo d'astuzia. Se chiaramente la classifica è corta, non finisce con la prossima partita la stagione, ma è ancora tempo per raggiungere l'obiettivo che avevamo prefissato. Allora, da questo momento non possiamo permetterci di regalare punti agli avversari, come per dire stiamo attenti, cioè questa è la mia mentalità di quando si fa calcio. Questo ragazzo qua è forte. Allora, andiamo a vedere l'Inghilterra. Il Millwall si è salvato? Speriamo.
Quindi qui quante partite mancano? Scusate, sono 16, 6, 22, 37, una giornata. Ai 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 ai, guarda lì, l'ho lasciato io come quell'anno, è retrocesso, niente da fare. Deve vincere la prossima partita e sperare che Leeds perda, se no retrocede, incredibile come si fa a rovinare le squadre che uno crea. Serie A, Juventus campione d'Italia, quindi complimenti alla Juve, mi è dura dirlo, però complimenti alla Juve, chiaramente ha vinto, c'è solo più una partita, addirittura più 10 sull'Inter, tanta roba, ma capitano. Brescia, gran campionato di nuovo in Coppa, gran campionato di nuovo del Genoa, e il Torino, vabbè, tanto è salvo, retrocedono Sampdoria, Atalanta e Cagliari. Va bene ragazzi, io vi lascio con l'immagine della classifica di Serie B. La prossima partita, se la vinciamo e il Benevento e il Parma perde, siamo praticamente con solo più 6 punti da prendere, siamo matematicamente primi, quindi vinciamo il campionato e matematicamente in Serie A. Speriamo, vediamo solo l'avversario, chi sarà? E poi ci salutiamo, chi sarà? Il Pisa. Attenzione, attenzione, un'altra mia ex squadra, grande carriera, Master Rico al Pisa, visibile sul canale, ho fatto quell'anno. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima e grazie.